1900 è già tornato a giocare dopo il campo delle Iare e il campo del Saturno della Pruniccia. Sono partiti infatti gli attesi lavori per dotare anche l'impianto sportivo di Strettoia, che sarà dotato appunto di un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione. L'intervento consiste nella totale sostituzione del manto in erba sintetica per 100.000 euro. In tutto l'amministrazione Giovannetti investirà in 2 anni 1,5 milioni di euro per potenziare, adeguare e migliorare gli impianti sportivi comunali. A seguire i lavori è andato l'assessore allo sport Andrea Cosci, insieme a Moreno Fontana, uno dei responsabili del Versilia Calcio. È un punto di aggregazione per tante famiglie che può crescere anche in termini sportivi, ha detto con il Genoa Calcio, accordo che è stato facilitato calcio anche dal fatto che qui si sarebbe investito molto appunto per migliorare l'impianto. Il prossimo maxi progetto, già ampiamente annunciato, è quello per il campo di atletica, con degli importanti finanziamenti già ottenuti per il rifacimento completo del manto, delle 8 corsie della pista, ma anche attrezzature mobili e copertura della pista di pattinaggio. E qua vediamo immagini dei lavori a manto sintetico. Altre immagini ci portano a Seravezza a raccontarvi il successo.